No, ha detto una cosa vera, giusta. Cioè, ha spiegato Filippo Treviso, dai, su. Il senso della sua iniziativa. Vai, Filippo Ottimo. Treviso. Brava, vai. Una brava persona, sto medico. Filippo, dimmi. Buonasera. Non gliene frega un cazzo a nessuno, ma Cruciani mi stavi sulle palle che volevo venire quasi a Roma. Invece adesso mi sei simpatico. Veramente io sono a Milano, cioè, vabbè, dove cazzo sei? Comunque, siccome ho visto una volta Parenzo a Roma, ho detto magari ci sarai anche tu e avrete mangiato insieme il caffè insieme. Quindi ho detto, sì, ogni tanto succede, perché capita, appunto. Sì, allora ho detto, ok, volevo dire a Parenzo. Eccoci qua, prego, buonasera, benvenuto. Buonasera, benvenuto a te. Sì, bravo. Benvenuto cosa? Benvenuto, sono qua. No, nel senso che sì. Intanto sei miracolato. Sì, sì. Buonasera, grazie per aver chiamato, dica. Ma ci mancherebbe, ok. Perfetto. Sì, a quest'ora dica. Qua che cazzo devo ascoltare? Non ha nulla da forza, fare, no? Esatto. No, sì, io sì, ho da fare, che non sono campionista. Poco nulla, poco niente. Non sono stato fortunato come te, vista la faccia, perché se guardavano la mia faccia forse lavoravo io al posto tuo. Però poco nulla, poco vabbè, adesso non esageriamo. Tu. Non esageriamo. Se tu vedi la mia faccia, poi vedi se esageriamo. E beh, che sei, Alain Delon? Tu sei che un bell'uomo, Parenzo, grazie a te lavora lì. Ma cosa c'entra? A parte che la radio non si vede nulla, se è proprio una questione estetica. Però in televisione si vede, dai. Ma cosa c'entra l'estetica? Arrivo al dunque. Io quando ho fatto le selezioni per andare lì al Grande Fratello, hanno guardato la faccia, quindi non è che... E l'hanno presa? Vabbè. No. Perché no, hai fatto... preso. Che cosa hai fatto? Non ho capito. Le selezioni, del Grande Fratello hai fatto? Sì, il primo quando c'era Pietro Taricone nel 2001. E poi sei passato ai camion? Sono passato ai camion. Vabbè, ma da guarda che meglio cazzo devo fare. È meglio fare il camionista, amico. Non sono raccomandato come qualcuno. Adesso detto tu questo. Ti devi vergognare perché ma stai trattando questo? La tua professione come i camionisti. No, esatto. No. Come no, una no. Professione così di merda. No, non l'ho detto. Di non scarto, detto lo scarto. Avrebbe detto che sono raccomandato. Mi pare, sì, ha detto, vabbè, mica. Sì, vuoi mi raccomandato. Lo vuoi correlare? Sì, penso che chiederò danni per 25.000 euro. Ma se no, come fai a lavorare lì? Dai. L'ha ripetuto, quindi c'è due volte, avvocato. Mi pare che. Lo dica un'altra perché così. Sì, abbiamo la certezza di quello vediamoci che ha detto. Aspetti, una volta a Milano, trucco. Lì dove è Santa Rosa, sì, via Rosa. Sì, sì, vediamoci sì, una volta. Aspetta, poi vediamo. Chiamiamo l'avvocato perché credo che qui 25.000 euro di richiesta danni perché è molto grave quello che lei ha detto. Sì, sì, tu sei raccomandato comunque. È tre volte, quindi al minuto 18:53. Ma tu sei qua perfetto. Per prendere soldi, già ne prendi abbastanza. Sì. No, questo è un attacco. Avvocato, scusami, c'è un signore che ha chiamato che per tre volte ha ripetuto che sono un raccomandato. Mandato. Possiamo aprire un fascicolo un attimo? No. Avvocato? Non ho sentito una mazza. Avvocato. Ha detto l'avvocato, ha chiamato uno dicendo in radio che io sono raccomandato, l'ha ripetuto di fronte a 2 milioni di persone per tre volte. Il famoso Parenzo che ti raccomandò, quello di cui parlano tutti. Sì, possiamo. Non ho capito se sia vero o meno. Ma avvocato, che cazzo? Che dici, avvocato? Bisogna aprire subito un fascicolo. Bisogna. Apriamo un fascicolo, avvocato. Ma quale trucco? Fascicolo? Ha ragione Filippo. Sì, Filippo, apriamo hai un sentito, fascicolo, Filippo. Bravo. No, perché è grave il reato. Manco l'avvocato lo difende. Ascolta, Cruciani, posso dire una come? Cosa? Dimmi. Come? Chiudi l'avvocato. Dimmi. Posso dire una cosa? E poi ti spiego. Parte, comunque, è ottimo. Abbiamo fatto certe cose. Le dovrebbe fare in privato, non dirle così tanto per fare, perché giustamente gli hanno detto ma fai queste cose che chissà cosa succede. Volevo dire, ma la moglie, no? La moglie di Parenzo, che fa? Quando gli dicono coglione, testa di cazzo, ma saranno affari suoi, fermo, e non denigrare i camionisti. Dai, cazzo! Dai, zucchero, non si molla un cazzo, siamo tutti con te.